Il nostro obiettivo chiaramente di questo tavolo odierno è quello di fissare una roadmap per iniziare a proclamare le nostre zone economiche esclusive, anche con una proclamazione parziale come previsto dalla norma. Per quello sono voluto partire dall'approvazione della norma sulle zone economiche esclusive di giugno scorso, proprio perché ci dà degli strumenti precisi. E su tutti i tavoli negoziali di cui abbiamo parlato, appunto dei confini marittimi, ci dà uno strumento che è versatile anche perché possiamo andare dal normale negoziato sulla zona economica esclusiva, come tra l'altro indicato dalla UNCLOS come via diciamo, preferenziale, alla dichiarazione unilaterale. Quindi abbiamo un paniere di possibilità che ci permette, con anche questo bilancino politico, perché non tutti i paesi hanno le condizioni anche per poter avviare un negoziato in questo momento, ne abbiamo parlato, ci permette di fare la scelta diciamo, più ponderata possibile per il singolo negoziato. In ragione anche della complessità dei nostri confini marittimi e delle condizioni appunto politiche anche. C'è il rischio, come abbiamo detto, in alcuni casi di avviare dei negoziati difficilmente gestibili e quindi probabilmente, diciamo, saggezza ci pone le condizioni di lasciar perdere e aspettare un momento migliore, per farlo. La legge prevede anche chiaramente però un indirizzo, diciamo, un obbligo di avviare in qualche modo un negoziato all'indicazione del Parlamento e quindi secondo me laddove invece le condizioni sono favorevoli è bene iniziare a farlo anche perché come dicevamo ci facilita in un quadro complessivo di definizione delle acque del Paese. Poi chiaramente potrebbe essere controproducente avviarli tutti contemporaneamente perché potrebbe ingenerarsi questo meccanismo di scontro tra un negoziato e l'altro su confini adiacenti e quindi valutiamo anche un ordine di priorità in questo tavolo che stiamo coordinando per iniziare a definire queste zone economiche esclusive. Abbiamo un ordine chiaramente geografico ma anche chiaramente politico perché con alcuni paesi abbiamo un rapporto più duraturo e anche delle pressioni maggiori anche da parte loro per avviare il negoziato, come abbiamo analizzato oggi. Con altri abbiamo magari un negoziato più indietro, ma un interesse economico più importante, quindi è interesse nostro andare a lavorare su una proclamazione bilaterale o unilaterale. E tutto questo lo dico alle amministrazioni che oggi ci fanno appunto il piacere di essere con noi. Ci lascia riflettere semplicemente su una necessità, che è quella di avere una determinazione molto chiara degli interessi economici nelle acque di cui andiamo a discutere, degli interessi, delle relazioni politiche, questa è poi materia della Farnesina, con il paese prospiciente e chiaramente ricordandoci tutti che l'obiettivo, non è un caso che qui abbiamo tra i ministeri presenti, abbiamo anche i coordinatori delle materie come la protezione dei beni culturali subacquei, il Ministero dell'Ambiente. La propensione italiana è quella che deve essere anche poi un po' profusa con l'opera di questo tavolo, cioè la tutela del patrimonio e dei fondali. Abbiamo certezza e contezza che non è così comune questo pensiero in alcune aree del Mediterraneo. E quindi mettiamoci anche nell'ottica che questa nostra azione serve anche alla tutela ambientale del nostro mare. L'Italia, d'altronde, è il paese che ne ha più interesse e necessità, essendo il paese con la più vasta estensione di confini marittimi in tutta l'area. E questo, da parte mia è tutto. L'invito per il futuro, appunto, è di avere, questa scadenza precisa di operatività anche per poter arrivare a delle soluzioni efficaci. L'invito, ripeto, anche al MIPAF è di dirimere queste questioni al più presto così che possiamo andare ai negoziati con le idee chiare. Lascio ora la parola, chiaramente se hanno qualcosa da aggiungere, al coordinatore mare Daniele Bosio, all'ambasciatore Celeste per le questioni più meramente europee e poi nell'ordine ai ministeri che sono oggi qui con noi se vorranno chiaramente intervenire e quindi MIPAF, MITE, MIMS,
MIMS Guardia Costiera, Difesa e Marina Militare, Interno Mise e se lo vorranno chiaramente il MIC, la Presidenza, la PDR, la Presidenza della Repubblica e la Presidenza del Consiglio. Lascio quindi la parola al coordinatore Bosio. Grazie.